Ciao a tutti, eccomi qua. Io vorrei così fare una presentazione di quello che è il progetto di un ciclo di registrazioni audio, video, che riguardano appunto la sperimentazione vocale, la sperimentazione teatrale. In particolare riguarderanno il mio percorso, quindi i miei lavori sia come spettacoli, anche se il termine spettacolo così non riguarda una spettacolarizzazione, ma riguarda proprio così il creare degli eventi creativi, teatrali, musicali insieme, insomma, che non hanno in realtà un vero nome, una precisa definizione, e sia corsi, percorsi che io creo, e anche quel che riguarda la sperimentazione, la cosiddetta sperimentazione vocale, teatrale, musicale, creativa, artistica in genere, a tutto tondo, quindi che non riguarda soltanto la mia personale produzione, ma quella che è anche la produzione di altri artisti, di tutti quegli artisti, a me piace definirlo così, di tutti quegli artisti che desiderano e vogliono farsi tramite di più ampie, di più alte energie, ecco, dove non è l'ego il protagonista, ma dove il protagonista è qualcosa che non ha un nome specifico, ma qualcosa che emoziona, qualcosa che unisce tutti quanti, qualcosa che fa emergere ciò che è sotterraneo, insomma, così. Non esistono dei termini precisi su questo, è molto difficile parlare di questo proprio perché non esistono delle terminologie appropriate e perché non trovo esaustivo il fatto di spiegare quello che è questo tipo di lavoro. Va vissuto che sia a livello di artista, che sia a livello di spettatore, che sia a livello di partecipanti di un'esperienza collettiva, di un corso o quant'altro. Sperimentazione vocale, sperimentazione teatrale, voglio soltanto dire che sono termini impropri che usiamo come mezzo per farci capire su queste cose, ma non è qualcosa che spiega veramente di che cosa si tratta. I miei lavori artistici che sono spettacoli, dischi, registrazioni, io li ho chiamati con nomi che ho sentito per me molto più calzanti, come Voce Sacra, Dea Luna, Alchimia Nova, Sacra Dea, che poi è il titolo del mio CD prodotto in Germania da Atemwerft, che però è stato anche il titolo ed è il titolo di performance che io porto in giro. E in questi video, in questi audio, in queste registrazioni io cercherò di parlare di quelle che sono le esperienze. Ogni video avrà un suo argomento, sarà trattato nel modo più sintetico possibile, perché c'è anche questo problema, no? Il problema della comunicazione, del non dilungarsi eccessivamente con le parole, ed è difficile perché sintetizzare in qualche modo insomma, può essere difficoltoso su questo tipo di lavori. A me piacerebbe che queste registrazioni portassero degli scambi, portassero la possibilità di parlarne, non di monologhi. La mia intenzione non è quella di fare monologhi, sarebbe più bello che fossero dei dialoghi, e così cercherò di coinvolgere anche altri, coinvolgerò anche altri in alcune registrazioni, coinvolgerò sicuramente, la mia intenzione è quella di coinvolgere Alessandro, che è il mio compagno, che lavora con me, che sta muovendo i suoi passi anche nella sperimentazione musicale di atmosfere mediante l'utilizzo dei sintetizzatori, non solo a livello teatrale e di scena con me sul palco. Vorrei coinvolgere dei miei collaboratori, quindi persone che fanno con me queste cose o che sono state sul palco con me, e così, e se ci sarà questa possibilità, questo mi piacerebbe moltissimo. Questo mondo della sperimentazione, dove il canto, dove il teatro non sono schematici, non riguardano solo la canzonetta o la rappresentazione di un testo scritto, sono poco richiesti, poco divulgati, soprattutto in Italia, lo sappiamo benissimo.
se ne parla pochissimo e io desidero fare divulgazione anche di questo, perché più persone vengano a conoscenza di... Io mi trovo spesso e volentieri nella posizione di colei che non è in grado in due parole di spiegarli, cioè mi capitano delle persone che vorrebbero, potrebbero essere interessate a partecipare a un corso, a uno stage, piuttosto che ad ascoltare dei brani, però si chiedono: sì, ma cos'è? Di che cosa si tratta? Sicuramente il primo approccio è l'approccio uditivo e visivo, ed insieme emozionale, cioè il fatto di immergersi in queste opere, vedere se provocano, se suscitano delle emozioni e da lì partire. Ti emoziona questo? Bene, buttati. Che poi per creare, per chi lo desidera, un suo percorso, diciamo, di sperimentazione vocale o di sperimentazione teatrale, musicale, artistica, poi ognuno dovrà trovare il suo linguaggio. Non sono dei lavori imitabili, non è possibile copiare il lavoro di altri, anche perché non avrebbe alcun senso. Si tira fuori se stessi in mille volti, se stessi in mille maschere, in infinite manifestazioni di sé, che non sono assolutamente finte, ma simboliche, laddove il simbolismo è autentica realtà profonda, non facciata. Sono stata più sintetica possibile, non avrei potuto riassumere in meno tempo, quindi benvenuti a tutti quelli che vorranno seguire queste mie registrazioni, e spero che questo porti a un dibattito, a un dialogo, a uno scambio fra artisti e anche fra non artisti, anche se in fondo poi ognuno può scoprire il proprio linguaggio artistico, ma anche con quelle persone che si sentono più fruitrici che non si mettono in una situazione propositiva di nuove creazioni. Tutti quelli che vogliono condividere e che sentono questo tipo di esigenza, perché chiunque fa questo lo fa perché non ne può fare assolutamente a meno. Grazie.